Quando si dice che piove sul bagnato, crediamo non si vada molto lontani dalla realtà, riferendosi ad una congiuntura economica ai limiti della disperazione. Diciamo che dal 2008, anno della famigerata crisi dei titoli americani Lehman Brothers, le piccole e medie imprese venete, trivenete ed italiane lavorano, ma soprattutto lottano contro una burocrazia ed una tassazione assolutamente inadeguate e dannose per la stessa economia del paese. Come se non bastasse, nel 2020 è arrivata l'emergenza sanitaria con tutti gli strascichi che ha comportato, mandando in fumo decine di migliaia di posti di lavoro ed attività produttive, mentre ora è arrivata addirittura una guerra a mandare oltre le stelle prezzi delle materie prime e costi energetici. Se tutto questo mortificante quadro non fosse sufficiente, rimane altrettanto endemica la questione dei ritardi nei pagamenti o addirittura la loro assoluta insolvenza, legacy, morosità da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese che, secondo uno studio della CGA, Associazione Artigiani di Mestre, ammonterebbe per la sola realtà veneta a qualcosa come 5 miliardi di euro. Si capisce come realmente la paura che l'intero sistema economico collassi irreversibilmente risulta più che concreta, per di più in un momento politico tra i maggiormente delicati del nostro paese, in cui un nuovo governo guidato presumibilmente da una donna, perché al momento non esiste ancora l'ufficialità dell'incarico a Giorgia Meloni, ha completamente rovesciato la prospettiva di un quadro generale, diciamo consolidato nell'ultimo decennio, di esecutivi tecnici non avvalorati dalla volontà popolare, che rimette in discussione praticamente tutto e che almeno nelle intenzioni vorrebbe superare anche le logiche dei governi di centrodestra dall'entrata in politica di Berlusconi ad oggi, pur figurando lo stesso leader di Forza Italia nella nuova maggioranza al vertice del paese. In attesa della definizione di questo quadro, l'appello della CGIA è sistemare le citate pendenze nei confronti delle imprese italiane e venete. La nostra pubblica amministrazione continua a pagare in ritardo i propri fornitori. Si stima che le imprese venete abbiano almeno 5 miliardi di euro di crediti con lo Stato centrale e le sue articolazioni periferiche. E vista la situazione di difficoltà in cui versano tantissime PMI, la cosa non è più tollerabile. Il nuovo governo dovrà intervenire subito e risolvere anche questa questione, consentendo alle aziende vittime di questo sopruso di compensare automaticamente i debiti fiscali con i soldi che avanzano dallo Stato.